La vertenza Indesit Whirlpool, iniziato al Ministero dello Sviluppo Economico in Roma, l'incontro azienda-sindacati sul tavolo, soprattutto la chiusura dell'impianto di Carinaro nel Casertano. Centinaia di lavoratori che hanno raggiunto questa mattina il Ministero a Roma proprio dal Casertano, un negoziato che si annuncia difficile, monitorato dal Ministero che, assicura il Ministro Guidi, resta nell'attenzione del Governo. Intanto l'amministratore delegato di Whirlpool Castiglioni dice che il piano industriale non è esecutivo, c'è disponibilità ad aprire un negoziato senza pregiudiziali. Sentiamo allora le interviste ai rappresentanti dei sindacati realizzate da Alessandro Marchetti. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il confronto tra la Whirlpool e i sindacati per risolvere la vertenza che si è aperta dal piano industriale che prevede la chiusura di 3 stabilimenti. Siamo con Marco Bentivogli della FIM CISD. Allora, cosa vi aspettate dal governo? Ci aspettiamo il governo che sia parte attiva, che non sia solo un soggetto che mette insieme le parti, ma sia parte attiva nell'insieme a noi convincere l'azienda a cambiare il piano. L'azienda deve scordarsi della possibilità di chiudere Caserta. Caserta non merita ammortizzatori sociali, merita lavoro, il lavoro che era stato assicurato dall'accordo fatto con l'Indesit. Proprio in queste ore è vergognoso che la famiglia Merloni festeggi con i soldi incassati dalla vendita dello stabilimento e non si renda conto che qui ci sono migliaia di famiglie e di persone che rischiano di rimanere in mezzo alla strada a pochi chilometri dalla terra dei casalesi. Questo dovrebbe far riflettere Renzi e il capitalismo italiano ormai eternamente in fuga. Grazie.